interessante, interattivo, e ci sono tante cose da vedere, da provare. Com'è andata con la Ferrari? Bene, una bella macchina, io la distruggerei. Però a 300 ci sono arrivato, dai. Come vi sembra questo percorso? Io mi sto divertendo tantissimo, sto imparando un sacco di cose e sto facendo domande a tutti, quindi a me piace. Sì. Adesso stamattina che sono qua, quindi ho già visto le conferenze, adesso aspetto quella delle 5. Abbiamo visto il nuovo sistema per produrre le calzature, che è molto interessante. Poi sì, tutto quello che ho visto mi è piaciuto. Hai trovato la scarpa che fa per te? E più che la scarpa che fa per me, mi sono divertita a scegliere il modello, i colori. Poi ci sono una serie di opzioni alternative, di scenario, di materiali. Sperimenti tante possibilità che nel canale fisico reale in realtà non hai la possibilità di provare così velocemente, così facilmente. Lei da mamma di famiglia lo troverebbe comodo, cioè scrivere la lista della spesa sul frigo, il frigo che la avverte se manca qualcosa da mangiare a casa? Assolutamente comodo, eviterei tutti i fogliettini, i memo per ricordarmi una cosa o l'altra, e potrei programmare la settimana sui piatti delle varie sere e vedere eventualmente che cosa mi manca e programmare anche gli acquisti. Io sotto controllo tutto, quindi non c'è bisogno che mi guardo dal supermercato che cosa c'ho in frigo. Però è bello riuscire, magari uno si dimentica che cosa manca, cosa non manca, uno dal supermercato può collegarsi, vedere che magari stai finendo lo yogurt, però è una cosa in più. Com'è andata con il tilt brush? Bellissimo, bellissimo, strepitoso. Sì. Vai, dici, cosa hai disegnato, cosa hai provato, cosa ti è sembrato? Ed è strano, ti sembra di avere potere nelle mani, quindi disegni e crei delle cose, sì, è bellissimo. Tu muovi la mano e crei delle cose nello spazio, bestiale, sì. Stavo facendo un gaming di recupero per l'allenatorio degli arti inferiori, e devo praticamente con la mia macchina non andare a sbattere contro i box, ma andare a prendere le bandierine. Un allenamento proprio eccettivo per la valutazione sensomotoria degli arti inferiori. Com'è andata con i denti? Allora, carinissima, è la tecnologia, io sono appassionato di tecnologia, quindi conoscere l'evoluzione tecnologica anche della, in questa fastidiosa cosa che è il dentista, va bene. Quello che ti è piaciuto di più del percorso sotto, quello che ti ha incuriosito di più? Ma quello della visione dei denti e poi della ricostruzione del dente sulla base della visione e poi con una stampante 3D. Com'è andata la degustazione? Bene. È stata particolare, ci ha permesso di scoprire i gusti di alcuni vini che magari non avremmo mai immaginato senza la guida di un sommelier. Hai imparato cose nuove che non sapevi sul vino? Sì, su come abbinarli magari. Com'è andata la conferenza? Com'è stata? Ma direi l'ho trovata interessantissima, ci sono stati parecchi argomenti, diciamo, scottanti. Io mi sono divertita tantissimo, ho imparato un sacco di cose, sono molto contenta, anzi vi ringrazio. C'è qualcosa che hanno detto stasera che non sapeva, che l'ha colpita particolarmente? Ora non ricordo, perché il secondo bicchiere, non la lucidità sta scomparendo, però... Ma praticamente...